Buon pomeriggio a tutti voi. Alex, Britti, Eccolo qua, in persona, in carne ed ossa. Bentornato. Grazie, ben trovati a tutti. Ma hey, quanto ti sei divertito a fare sto disco? Innanzitutto, non oltre poco. A fatto, cioè, mi non sa poco. Di sì, tanto. Non poco, sì. Ci siamo divertiti tantissimo. Ma da dove è partito? È partito da un cazzeggio, diciamo, si può dire, no? Siamo sì, sì, sì. È partito da una cosa, ero andato a lavorare con Salmo, a registrargli delle chitarre per delle cose sue prossime, e a un certo punto è partito il cazzeggio. Diceva che sono sempre, diceva sfottendomi lui ed altri che stavano lì, che sono sempre molto riconoscibile quando suono la chitarra, e quindi quanto cazzo sei Britti, quanto sei Britti. E a un certo punto abbiamo cominciato a giocare con un beat, abbiamo cominciato a metterci le parole, io ci ho messo il basso, poi ci ho messo la chitarra, poi lui, insomma, ed è uscita fuori in una notte, una sera e parte della notte è uscita fuori la canzone. Citando la Dark Polo Gang, no? Sì, certamente. La cosa che stavo pensando, tu comunque, vabbè, sappiamo il tuo valore da grande musicista, ma sei anche sempre, spesso, anzi, stato comunque ironico, no? Quanto certo, invece certo. Questa tua nuova dimensione da papà, che quindi magari sì, ti ha fatto ritrovare ancora di più il senso del gioco, del fanciullino, quanto ancora di più ti sta spingendo a fare delle cose un po' più... Ma non lo so, per la vita privata sì, essere papà a 50 anni mi ha portato ad essere, a tornare in una nuova stupidità sana, insomma, mi trastullo, mi gioco con lui, eccetera. Professionalmente non lo so, sono stato sempre uno che ha fatto un po' di tutto, cioè nello stesso disco mio, nello stesso album, cioè Oggi Sono Io, che è seria, Fatta Mina, eccetera, ma c'è anche Mi Piaci e Solo Una Volta. Io ho fatto La Vasca e ho fatto Milano, Uno Sul Milione, quindi mi piace, non si può essere, non credo a chi è sempre o solo serio o solo spiritoso, bleffi, cioè deve essere un momento della giornata che cambi stato d'animo, no? Ecco, io faccio quello, quindi questo qui, questo British era tornare ad avere, ecco, questo stato d'animo qua. Volevo ricollegarmi a quello che diceva la Zac sul fatto di dirlo, il nuovo status di padre, ma non per la vita privata. Sei anche un padre artistico adesso, perché alcune canzoni hanno una certa. Visti gli anni, questa qui ha 22 anni. Vedi esatto. Un po'. E quindi ti capiterà ragazzi che vogliono collaborare o che collaborano con te dicendo: ah, io sono cresciuto con le tue canzoni. Sì, mi capita spesso. E come ti raffronti con quello? Molto bene, mi fa un enorme piacere. Sono sempre molto lusingato, non mi abituo a questo tipo di complimenti. E quindi mi fa sempre piacere, spesso mi fermo a chiacchierare, a raccontarmi, dimmi dove ho sbagliato, perché hai fatto questa cosa. bellissimo. Andiamo nel social corner dove stanno arrivando tantissime domande per te. Esatto, dal nostro Instagram. Ciao Alex. Allora, ciao. Per esempio Carmine ti chiede, dopo British, appunto, di cui parlavamo prima, che abbiamo ascoltato, c'è qualcos'altro di nuovo in arrivo, un nuovo disco certo. Magari? Certo, British era, diciamo così, l'aperitivo per qualcosa che sta per arrivare. Più che altro ho svelato uno status sonoro, più che altro. Usciranno delle cose prossime, che non torno indietro nel tempo a suonare blues, funk o cose, ma cerco di stare sul pezzo. Le sonorità attuali mi piacciono molto e presenterò tutte le nuove canzoni più o meno con questa veste, ovviamente con dei contenuti diversi. Il primo British era, non dico uno scherzo, però era, insomma, un aperitivo. Beh, poi tu i tuoi spazi per suonare da grande chitarrista te li prendi lo stesso. Quelli, no? Me li prendo dovunque, ma sì, perché uno non è che fa, se fai una cosa non esclude l'altra. Fare il cantante pop non vuol dire che poi non puoi andare a suonare jazz o a suonare blues nei locali, a continuare a fare parallelamente un altro tipo di attività. Uno cerca di fare musica sempre a 360 gradi, io perlomeno sono sempre certo. Curioso e mi confronto e mi sfido con tutto quello che mi circonda. È per questo che dicevo che spesso hai usato, no, l'ironia. Ricordiamo anche che con Gazzè, no, formate questo duo, sì, di Blues Brothers. Missione per conto di Dio. Esatto. Sì, quindi insomma, voglio dire, ti appartiene. Che è una in band itinerante, modo. Nel senso che io e lui ci siamo sempre. Poi chi c'è con noi e cosa succede non si sa. Ah. Il primo anno eravamo acustici, quest'anno siamo andati in versione jazz con Manuca, c'era batteria, Flavio Boltro la tromba. E tra un po' rifaremo un'altra cosa, insomma cambiamo sempre, rimaniamo io e lui. Io e lui siamo quelli che siamo in missione per conto di Dio. Che è, che è un po' la scena romana di quei tempi, insomma, che vi trovavate a fare le jam session. Sì, io e Max suonavamo sempre insieme. E poi capitavano anche gli altri che giravano, ovviamente. Ma erano pochi, perché starci dietro a me Max non è da tutti. Sì. Vabbè, insomma, quindi abbiamo già buone notizie, perché questo era l'antipasto. Poi si sta lavorando a qualcos'altro, ad un album che avrà dei suoni molto moderni. E quindi, insomma, questo vuol dire che oggi è, diciamo, anche qui l'antipasto.
quanto sei British. Sono British, sì. Okay. Ho detto per chi non ci ha seguito prima, hai lanciato un sasso che è arrivato in pieno, cioè della serie. No, adesso farò cose. Quando, spoiler a qualche. Cioè, c'è la gente che inizia a scrivere, ma quando? Cioè, dove? Come? Perché? Allora, intanto riandrò in tournée. Ecco. Con la band, da più o meno da maggio in poi. Calendario largo, senza fretta. Mm-hmm. Però sì, quindi quest'estate sarò in giro. E nel frattempo io ogni qualche mese faccio uscire un singolo. E adesso è uscito British, credo che tra un mesetto e mezzo, due al massimo, esca un'altra cosa. E poi un'altra cosa dopo l'estate. E poi appena mi sento pronto esco con un album. E poi fare subito in autunno un tour di club. I clubboni, ovviamente, però tornare a suonare al chiuso e la scelta di stare nei club invece che nei teatri. Ah. Proprio perché è una sonorità, voglio dare una sonorità un po' più rock, un po' più diversa, un po' più dura, e quindi il club si sposa meglio. Quindi insomma ci dai a piccole dosi delle cose spalmate nei prossimi mesi, hai capito? Io sarei detto io che era molto britti lui. Sono un artista spalmabile. Ma non è male questo claim. Nel social corner stanno continuando a scrivere tantissime cose, ma avevo una curiosità mia, se posso. No, non puoi, però falla. Vabbè, io ci provo. No, visto che sei un grande chitarrista, mi sembra che stai tornando anche la chitarra, per fortuna. Per esempio, anche a Sanremo, anche in canzoni rap, no? Junior Cali, Anastasio, comunque c'era la chitarra, vero? Cioè, sta tornando un po'. Forse non è mai andata via. Ma allora, sì. La chitarra non è mai andata via, dipende però in che modo la usi, cioè dipende che ruolo gli dai. Tornata sul palco perché c'è la figura del chitarrista rock, la figura della rock star, però insomma a volte la chitarra sì, la vedi molto inquadrata, però è quasi un... insomma una collana più ingombrante, ecco. Ah, dici un accessorio? Non c'è più la solo anni 80, cioè hai capito lo spazio? Quello io voglio, la chitarra, quando si parla di chitarra. Vabbè, ho letto ieri, era ieri il 26? Sì. Che 26. Era l'anniversario di quando ho vinto Sanremo. Quindi sono, ieri erano 22 anni. Hai capito? Madonna. Ma io lo valorizzavo. Capito? Questa canzone, perché... cioè... quanto porta, è attuale. Guida già la macchina da 4 anni. Capito? Cioè, ma tu hai un ricordo ancora vivido di quell'esperienza, oppure sei uno che rimuove? No, io sono uno che nonostante tutto ho una buona memoria. Ah. Ahimè, vorrei dimenticarla qualcosa, invece sì, mi ricordo. Invece un sacco ti ricordi tutto. Mi ricordo tante cose, sì. Beh, poi lì io sono stato catapultato nel mondo della pop star, ma fino a un anno prima ero uno in che girava con uno zaino e una custodia per chitarra sui treni di mezza Europa, quindi non sapevo neanche di preciso come funzionava, non conoscevo le radio italiane, le televisioni, i presentatori, le facce dei presentatori, avevo una casetta, non avevo la televisione, quindi sono stato catapultato da eremita del blues in giro per l'Europa a fare la pop star in Italia, quindi è stata tutta una gran confusione, non mi rendevo bene conto, ci ho messo insomma un po' 15-20 anni, esatto, a capire. E adesso però, adesso che hai preso coscienza, te la godi e noi ti aspettiamo quando ci racconterai dell'album, dell'altro tour. Sì, sì, volentieri. Ma anche perché hai acquisito... Porta a far sentire qualcosa. Vedi un po', non so io, cioè, noi siamo qui che aspettiamo. L'ultima volta che abbiamo visto non eri neanche papà, guarda, ti dico sì, solo questo. Tanto eh sì, eh. Comunque, no, non per fartela pesare. No, ma io non voglio fargliela pesare perché poi sono cose private, però... L'aneddoto della chitarra lo devi raccontare. Beccato il figlio già con la chitarra? Sì, ho beccato l'altro giorno che era seduto per terra in una stanza a casa e l'ho beccato che suonava Baby Shark. Baby Shark. Non gliel'ho insegnata io. Lui di sua sponte ha preso la chitarra. Ma proprio chitarra o tipo l'ukulele? No, c'è la sua, chitarrina c'è piccola. La, sua. Ah, okay. La chitarra da bambino piccolina, okay. Vera, che si accorda, io gliela suono sempre. E lui cantava Baby Shark e tutto. Bene, troverete una versione particolarissima di Baby Shark in quello che sarà il prossimo album di Alex Britti. Guarda, domani la metto. Adesso, oggi no, perché non ci sono in giro, ma domani che sono a casa la metto su Instagram. Dai. Faccio dai. Una versione di Baby Shark. Dai, Alex, col featuring. È stato un piacere ritrovarti. Piacere mio. E ovviamente ti aspettiamo qui a una mesata, insomma, quando avrai delle altre cose. Con la ciccia. Bravo, la ciccia è sempre ciccia.